Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla vita di Maria di Magdala, raccontata dagli scritti di Maria Valtorta, la vita e soprattutto l'avvincente vicenda di conversione e di santificazione di questa impressionante e straordinaria donna. Anche qui, dopo una cospicua pausa, ecco, per il tempo natalizio e le appendici, riprendiamo, per chi ha la versione digitale, da pagina 185, siamo più o meno alla metà del nostro cammino, dal capitolo che si intitola Senza il maestro non c'è più sole per lei, sottotitolo Gesù torna a Gerusalemme per la festa della Pentecoste dopo due riscontri con scribi e farisei e si rifugia nella pace di Betania. Il tramonto arrossa il cielo quando Gesù giunge a Betania. Accaldati, polverosi, lo seguono i suoi. E sono Gesù e gli apostoli gli unici che sfidino la fornace della via, alla quale poco da riparo fanno gli alberi che si prolungano dal Monte degli Ulivi fino alle pendici di Betania. L'estate è in furia, ma più ancora in furia l'odio. I campi sono spogli e arsi, fornaci che riverberano fiati di fuoco, ma gli animi dei nemici di Gesù sono ancora più spogli di, non dico amore, ma di onestà, di morale, anche umana, arsi dall'odio. E non c'è che una casa per Gesù, che un rifugio, Betania. Là è l'amore, il refrigerio, la protezione, la fedeltà. Il pellegrino perseguitato vi si dirige col suo abito bianco, col suo viso addolorato, col suo passo stanco di chi non può sostare perché pungolato alle reni dai nemici, con lo sguardo rassegnato di chi già contempla la morte che si avvicina ad ogni ora, ad ogni passo e che già accetta per ubbidienza a Dio. La casa, in mezzo al suo vasto giardino, è tutta chiusa e muta, in attesa di ore più fresche. Il giardino è vuoto e muto e solo il sole vi regna dispotico. Tommaso dà la voce col suo vocione baritonale. Una tenda si sposta, un viso sbircia, poi un grido. Il maestro! E i servi corrono fuori, seguiti dalle stupite padrone, che non attendevano certo Gesù a quell'ora ancora di fuoco. Rabboni, mio Signore, Marta e Maria salutano da lontano, già curve, pronte alla prostrazione che fanno non appena aperto il cancello. Gesù non è più separato da loro. Marta, Maria, la pace a voi e alla vostra casa. La pace a te, maestro e signore, ma come a quest'ora? Chiedono le sorelle, licenziando i servi perché Gesù possa parlare liberamente. Per riposare corpo e spirito dove non mi si odia, dice mestamente Gesù, tendendo le mani come a dire: mi volete? E si sforza a sorridere, ma è un ben triste sorriso, smentito dallo sguardo degli occhi dolorosi. Ti hanno fatto del male? Chiede Maria avvampando. Che ti è accaduto? Chiede Marta e materna aggiunge: vieni, ti darò ristoro. Da quando cammini che sei così stanco? Dall'alba, e posso dire di continuo, perché la breve sosta in casa di Elchia il sinedrista fu peggio che un lungo cammino. Lì ti hanno angosciato? Sì, e prima al tempio.
Ma perché vi sei andato da quella serpe? Interroga Maria. Perché non andarvi avrebbe servito a giustificare il suo odio, che mi avrebbe accusato di sprezzare i membri del Sinedrio. Ma ormai, che io vada o non vada, la misura dell'odio farisaico è colma. Non ci sarà più tregua. A questo siamo. Sta con noi, maestro, qui non ti faranno del male. Mancherei alla mia missione. Molte anime attendono il loro salvatore. Devo andare. Ma ti impediranno di andare? No. Mi perseguiteranno, facendomi andare per studiare ogni mio passo, facendomi parlare per studiare ogni parola, sorvegliandomi come i segugi la preda per avere un che possa parere colpa, e tutto servirà. Marta, sempre così riguardosa, è tanto colpita da pietà che alza la mano come per una carezza sulla guancia smagrita, ma si arresta arrossendo e dicendo: Perdona, mi hai fatto la stessa pena che mi fa Lazzaro nostro. D'averti amato da fratello sofferente, perdonami, Signore. Ma sono il fratello sofferente. Amatemi con puro amore di sorelle. Ma Lazzaro che fa? Langue, Signore, risponde Maria, e alle lacrime che già le pungono gli occhi, dà libero sfogo con questa confessione che si unisce alla pena di vedere il suo maestro così afflitto. Non piangere, Maria, né per me né per lui. Noi facciamo la divina volontà. Piangere si deve su chi questa volontà non la sa fare. Maria si china a prendere la mano di Gesù e la bacia sulla punta delle dita. Sono arrivati intanto alla casa ed entrano andando subito da Lazzaro, mentre gli apostoli sostano rinfrescandosi con quanto i servi porgono. Gesù si china sullo smunto, sempre più smunto Lazzaro, e lo bacia sorridendo per sollevare la tristezza del suo amico. Maestro, come mi ami? Non hai neppure atteso la sera per venire a me, con questo caldo. Amico mio, io godo di te e tu di me, e il resto è nulla. È vero, è nulla, anche il mio soffrire non mi è più nulla. Ora so perché soffro e cosa posso col mio soffrire. E Lazzaro sorride di un intimo, spirituale sorriso. Così è, maestro. Quasi si direbbe che Lazzaro nostro veda con piacere la malattia e... Un singhiozzo spezza la voce di Marta che tace. Ma sì, dillo pure. E la morte. Maestro, di loro che mi devono aiutare come fanno i leviti presso i sacerdoti. A che, amico mio? A consumare il sacrificio. Eppure tu tremavi della morte fino a poco tempo fa. Non ci ami dunque più. Non ami il maestro più. Non lo vuoi più servire. Chiede più forte, ma pallida di pena, Maria, carezzando la mano giallastra del fratello. E lo chiedi tu, proprio tu, anima ardente e generosa. Non ti sono fratello, non ho il tuo stesso sangue, i tuoi stessi santi amori, Gesù, le anime e voi sorelle dilette. Ma da Pasqua l'anima mia ha raccolto una grande parola e amo la morte. Signore, te la offro per la tua stessa intenzione. Non mi chiedi quindi più guarigione? No, rabboni. Ti chiedo benedizione per saper soffrire e morire, se troppo non è chiedere, e per redimere. Tu lo hai detto. L'ho detto. E ti benedico per darti ogni forza. E gli impone le mani e poi lo bacia. Staremo insieme e mi istruirai. Non ora, Lazzaro.
Non sosto, sono venuto per poche ore. A notte partirò. Ma perché? Chiedono i tre fratelli delusi. Perché non posso sostare. Tornerò in autunno e allora molto starò e molto farò qui e nei dintorni. Un silenzio triste. Poi Marta prega. Allora almeno prendi riposo, ristoro. Nulla mi ristorerà più del vostro amore. Fate riposare gli apostoli miei e lasciatemi stare qui fra voi, così in pace. Marta esce lacrimando per tornare con delle tazze di latte freddo e delle frutta primaticce. Gli apostoli hanno mangiato e dormono stanchi. Maestro mio, non vuoi proprio riposare? Non insistere, Marta. Non sarà ancora l'alba che essi mi cercheranno qui, al Getsemani, da Giovanna, in ogni casa ospitale. Ma all'alba io sarò già lontano. Dove vai, maestro? Chiede Lazzaro. Verso Gerico, ma non dalla via usuale. Piego verso Tequa e poi torno indietro verso Gerico. Strada penosa in questa stagione, mormora Marta. Appunto per questo che è solitaria, risponde Gesù. Cammineremo di notte, le notti sono chiare anche prima dell'alzarsi della luce. E l'alba viene così sollecita. E poi, interroga Maria. E poi l'oltre Giordano e all'altezza della Samaria nel suo settentrione passerò il fiume venendo da questa parte. Va a Nazareth presto, sei stanco, dice Lazzaro. Prima devo andare alle sponde del mare, poi andrò in Galilea, ma mi perseguiteranno anche là. Avrai sempre tua madre che ti conforta, dice Marta. Sì. Risponde Gesù, povera mamma. Maestro, Magdala è tua, lo sai, ricorda Maria. Lo so, Maria, tutto il bene e tutto il male so. Separati così per tanto tempo, mi ritroverai vivo, maestro? Non averne dubbio, non piangete. Anche alle separazioni occorre abituarsi e utili sono a provare la forza degli affetti. Si capiscono meglio i cuori amati vedendoli con occhio spirituale da lontano. Quando non sedotti da piacere umano per la vicinanza fisica dell'amato, si può meditare sul suo spirito e sul suo amore. Si comprende di più l'io del lontano. Io sto certo che pensando al Maestro vostro, lo comprenderete meglio quando vedrete e contemplerete in pace le mie azioni e i miei affetti. Oh maestro, ma noi non abbiamo dubbi su di te, né io su di voi, lo so, ma ancora più mi conoscerete e non vi dico di amarmi, perché conosco il vostro cuore, dico solo pregate per me. I tre fratelli piangono. Gesù è così triste. Come non piangere? Che volete? Dio aveva messo l'amore fra gli uomini, ma gli uomini vi hanno surrogato l'odio. E l'odio divide non solo i nemici fra loro, ma si insinua a separare gli amici. Un silenzio lungo. Poi Lazzaro dice: Maestro, va via dalla Palestina per qualche tempo. No, il mio posto è qui per vivere, evangelizzare e morire. Ma hai pure provveduto a Giovanni e alla Greca, va con loro. No. Essi andavano salvati, io devo salvare. E questa è la differenza che spiega tutto. L'altare è qui
E qui è la cattedra, io non posso andare altrove. E del resto, credete che ciò muterebbe ciò che è deciso? No, né in terra né in cielo. Soltanto offuscherebbe la purezza spirituale della figura messianica. Sarei il vile che si salva con la fuga. Devo dare l'esempio ai presenti e ai futuri. Che nelle cose di Dio, nelle cose sante, non bisogna essere vili. Hai ragione, maestro, sospira Lazzaro. E Marta, scostando la tenda, dice: Hai ragione, la sera si avanza, non c'è più sole. Maria si mette a piangere angosciosamente. Come se questa parola avesse avuto il potere di sciogliere la sua forza morale, che conteneva il suo pianto in silenzioso lacrimare. Piange più straziantemente che nella casa del fariseo quando col pianto chiedeva perdono al Salvatore. Perché piangi così? Interroga Marta. Perché tu hai detto la verità, sorella, non c'è più sole. Il maestro se ne va, non c'è più sole per me, per noi. Siate buoni, vi benedico e resti la mia benedizione su voi. Ed ora lasciatemi con Lazzaro che è stanco e ha bisogno di silenzio. Vegliando il mio amico riposerò. Provvedete agli apostoli e fate che siano pronti per l'ora delle ombre. Le discepole si ritirano e Gesù resta silenzioso. Raccolto in se stesso, seduto presso l'amico languente, che pago di quella vicinanza, si addormenta con un lieve sorriso sul volto. Allora, amici, ho preferito leggere tutto questo brano senza fare le interruzioni, pur essendo un pochino lungo, perché sembrava bello, ecco, gustarlo nella sua interezza. È un brano che ci mostra uno spaccato, a mio avviso, veramente molto bello, come sovente accade negli scritti di Maria Valtorta, della vera umanità di Gesù. La vera umanità di Gesù che certamente, pur essendo evidentemente forte, eroica, peraltro unito anche alla potenza della divinità, quindi capace di affrontare qualunque tribolazione, qualunque insidia, qualunque pericolo, però soffre, geme, è stanca della montagna di odio, di persecuzione, della campagna veramente diffamatoria a tutti i livelli, persecutoria a tutti i livelli, che la sua persona ha dovuto subire. E la motivazione profonda di questo lo spiega in un passaggio molto importante, che rileggo. Che volete? Dio aveva messo l'amore fra gli uomini. Ma gli uomini vi hanno surrogato l'odio. E l'odio divide non solo i nemici fra loro, ma si insinua a separare gli amici. Altrove, in un bellissimo dialogo, se non ricordo male, con la sua Santissima Madre, Gesù, lamenta proprio questo fatto, dice: Guarda, che cosa mi manca, tra virgolette, della vita intratrinitaria che prima dell'incarnazione, evidentemente, il Verbo non aveva altra vita che quella, insomma, no? Non aveva anche la doppia, la vita nella doppia natura, perché da quel momento in poi, il Verbo è vero Dio e vero uomo, quindi rimane vero Dio, ma è anche vero uomo, quindi vive, ha vissuto le esperienze vere della sua vera umanità e il trauma per lui, diciamo così, se si può usare questa espressione,
era proprio l'assenza di amore. Peraltro questa è una considerazione teologicamente assai elevata. Cioè lui dice a un certo punto, dice, meno male che ci stai tu, alla madre, che mi ricordi un po' qualcosa dell'amore intratrinitario, perché io qui a vivere in mezzo a questa cappa di non amore, questa cappa di odio, cioè, poi, insomma, non gliene hanno risparmiata nessuna anche a lui, alla sua santissima umanità, io non ce la faccio, io soffoco, mi sento una stretta che mi strozza e a volte boccheggio. Allora, non sto, diciamo così, citando proprio letteralmente le espressioni, ma il senso è questo. Ora, amici, questo era vero allora. Sapete che queste sono sempre serate catechetiche, no? Questo non è soltanto, come dire, un contemplare, un bearci della bellezza di quello che leggiamo. Ma noi dobbiamo sempre poi in qualche modo calarlo nella nostra esistenza, no? Non è che Gesù queste cose non le sente più. Gesù le sente ancora queste cose. Dici, ma no, non sente più niente perché adesso è risorto, sta in cielo. E lo dici tu, fratello mio. Certo che Gesù sta in cielo, ma non sta solo in cielo. Perché Gesù è rimasto con noi, capite già dove voglio andare a parare, no? E nei tabernacoli? E nell'Eucaristia? Cioè, guardate che nei tabernacoli e nell'Eucaristia, cioè, questa, diciamo, tragedia che ha vissuto il Verbo incarnato, quindi la totale assenza di amore, e magari fosse solo quella, cioè l'aggiunta di disprezzo, indifferenza, odio, persecuzione. Qualcuno forse pensa che Gesù non sia perseguitato e odiato nell'Eucaristia? Chi ha lo stomaco buono, basta che si va a leggere qualche pubblicazione, diciamo così, estrema degli anni passati, dove si può leggere che cosa fanno i satanisti durante i loro stramaledetti, blasfemi, schifosi ed esecrabili riti alle ostie consacrate. Se qualcuno c'ha lo stomaco, io non ripeterò perché non voglio dare questa soddisfazione al diavolo durante una diretta così bella. Quelle porcherie schifose che fanno, vada a vedere. È allucinante. Ma quelli sono i satanisti, quelli là, quindi vabbè, i satanisti cosa vuoi che facciano? Gli amici di Satana. Satana odia. Satana odia il Verbo fatto carne, Satana odia l'Eucaristia. Ma è ovvio che odia il Verbo fatto carne. Il Verbo fatto carne è la ragione della sua caduta, peccato originale degli angeli, questo è. Ma la cosa brutta non è quello che fanno i satanisti, la cosa più brutta, la cosa più brutta in assoluto, certamente gli sfregi che fanno i satanisti raggiungono una efferatezza, diciamo così, una crudeltà, una beceraggine insulsa, abominevole e schifosa, che certamente dal punto di vista oggettivo non può essere superata. Però c'è anche dal punto di vista soggettivo. Perché cosa fa più male a Gesù? Gli sputi in bocca dei soldati romani ubriachi, frascichi, fradici, oppure il rinnegamento di Pietro? Domanda retorica, no? E qui andiamo a meditare, a considerare non quello che fanno i satanisti all'Eucaristia, ma quello che fanno i cristiani, i cattolici, quelli che vanno a farsi la comunione, quelli che vanno a messa, o altri
ahimè, questa è una delle note più dolenti di tutte. Credo che sia un pugnale, proprio uno stiletto che si è infisso nel cuore di Gesù e gli rimane. Cosa fanno tanti ministri suoi a Gesù Cristo? Come lo trattano? Dove lo vanno? Come lo vanno a ridurre? Come si presentano al Santo Altare? Negli scritti di Luisa di Carreta si legge: sono costretto a scendere in mani che scolano marciume. Padre Pio, con ammetratela, lo sdegnato e l'addolorato, quando vedeva certi spettacoli di sacerdoti che si accingevano ad andare a celebrare, mormorava, e neanche a voce troppo bassa, che macellai. E che vogliamo fare qui, amici miei cari? Perché lui dai suoi amici cerca tante piccole betanie. Vogliamo essere noi un po' amici di Gesù? Vogliamo almeno non metterci il carico da 90? Provare a dire: guarda Gesù, io non sono nessuno e non c'ho niente. D'accordo. Purtroppo c'è ben poca cosa da queste parti. Vi ricordate come disse San Pietro al paralitico dinanzi alla porta bella? Dice: guardi, io non possiedo né oro né argento. Quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù cammina. Così noi possiamo dire a Gesù: guarda, Gesù mio, guarda mio Signore, guarda amore mio, che qui non c'è quasi niente, anzi, i più sinceri diranno: qui non c'è sta proprio niente. Però c'è un cuore che ti ama, come sa, come può, magari in maniera forse infantile, forse da bambino, forse magari troppo sentimentale, forse sicuramente potrei essere molto più santo, molto più bravo nel tradurre in atto i tuoi voleri, i tuoi comandamenti, i tuoi consigli, le tue ispirazioni, 100%, signore mio. Quindi, purtroppo, però, almeno un po' d'amore c'è. Io sono convintissimo che soprattutto nell'attuale nostro proprio sciagurato, e dirgli un complimento, contesto ecclesiale, dove se ne vedono veramente di ogni, a tutti i livelli, credo che sia importante. Tanto. Ecco, io mi immagino Gesù, ve lo dico proprio franchissimamente, con il cuore in mano, mesto, triste, non meno di come l'abbiamo visto e udito in questo brano, anzi, se possibile anche di più. Farisei, sì, erano quelli che erano, insomma, erano gente attaccata al potere, alle poltrone, allo status symbol, no? A quei tempi, diciamo, essere un'autorità religiosa, un capo religioso era uno status symbol notevole. Attaccati anche molto ai loro peccati, perché ne facevano di ogni, quelli appartenenti alla classe più becera di essi. Però, insomma, almeno non erano ministri dell'Altissimo, non erano sacerdoti della nuova alleanza. Io non ci sarò mai, cioè, per carità, se il Signore mi toglie la mano dalla testa, potrei diventare la peggiore feccia possibile e immaginabile, e spero tanto che questo non accada mai. Però dentro la mia testa proprio certi comportamenti da parte dei ministri suoi, io
Io non so come gli passi per la testa come possano farle certe cose. C'è un'ingratitudine così estrema, no? Cioè, chi ha ricevuto il dono del sacerdozio, io l'ho sempre detto, lo dirò sempre. Dio onnipotente? Certo che Dio onnipotente, ma potrebbe fare a un battezzato di sesso maschile un dono più grande di questo? No. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, eh. Quindi se il nostro Signore non è d'accordo, mi sbugiardi, mi punisca, mi castighi severissimamente e poi giudizio universale mi svergogni davanti a tutti e mi dica come hai usato dire una cosa di questo genere. Io potrei sbagliarmi, non riesco a concepire un dono più grande di questi. Ma e se il nostro Signore ti facesse apparire la Madonna? Non sarebbe un dono più grande di questo. Cioè, a me la Madonna non apparirà mai, ma se dovesse accadere, non si sa quello che succede. Sarebbe una cosa meravigliosa, ma non come questa. Però, figlioli miei cari, sì, non tutti sono sacerdoti, ma San Giovanni mi sembra che scriva nelle sue lettere: ma quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio? Non è un giochetto, non è una cosa da nulla. Noi siamo gli amici, noi siamo quelli che hanno il dono della grazia santificante. Punto. E quanti esseri umani questa cosa non ce l'hanno avuto? I cattolici nel mondo credo che siano 1,3 miliardi circa, un quinto. Pensiamoci ogni tanto, no? Pensiamo proprio a quella sterminata massa di poveri nostri fratellini e sorelline cinesi. Ma ci proviamo mai a pensare, a provare a entrare un attimo dentro. Immaginatelo nel buio di una vita senza Dio. Non è tanto lontana la Quaresima e la Pasqua, no? Quel bellissimo gesto della velatura delle statue che si fa nel tempo di passione. È che uno degli effetti che ha, dei significati che è proprio lo spingerci a meditare il vuoto di una vita senza Dio. Io pensare a una vita, cioè, una vita in cui non c'è Gesù. Ma cioè, non c'era Madonna. Ma cioè, l'orrore degli orrori proprio a Apocalypse Now, proprio, cioè la morte assoluta. Ecco perché tutti noi dovremmo dire con Maria di Magdala: se ne va il maestro? Maestro non. Maestro non se ne va, però ogni tanto si nasconde un po', no? Lo fa anche con coloro che lo amano, perché ci fa bene. Per i motivi che ha spiegato, no? Motivi molto belli. Questi valgono anche per le lontananze, diciamo così, che il nostro Signore fa, come insegnano i maestri di spirito, nella normale vita interiore, no? Alle separazioni occorre abituarsi, ha detto Gesù, e sono utili a provare la forza degli affetti. Cioè, quando il Signore si nasconde un po', lo fa perché vuole sentirsi chiamare, vuole sentirsi desiderare, vuole vedere quanto lo pensiamo. Quanto ci abbiamo nostalgia. E peraltro ci si capiscono meglio i cuori amati vedendoli con occhio spirituale da lontano. Perché se c'è la vicinanza fisica dell'amato, si può mediare soltanto sul suo spirito e sul suo amore. È troppo bello così, no? Pensando al maestro vostro, lo comprenderete meglio ancora quando
quando vedrete e contemplerete in pace le mie azioni e i miei affetti. Cioè, quando l'amato è lontano, diciamo così che il cuore parte un po' meno, però si deve attivare un po' meglio l'intelletto, per esempio, no? Quindi la contemplazione delle azioni, la comprensione di quello che Gesù ha fatto nella sua vita terrena, di quello che Gesù fa adesso, di quello che Gesù sta facendo nella tua e nella mia vita. È un altro passaggio molto molto bello questo, no? Poi c'è qualche altra cosa. Vedete? Il rapporto tra Gesù e Lazzaro. Da un lato quello che Gesù dice di lui: amico mio, io godo di te e tu di me e il resto è nulla. Signori miei, per esempio, io credo che il rapporto tra Gesù e Lazzaro, anche insieme alla storia di Maria di Magdala, che si vede benissimo nell'opera, sia un'altra delle perle proprio preziose dell'opera di Maria Valtorta. E anche questo, a mio avviso, è un fatto oltremodo importante ed edificante per noi. Perché Gesù agli apostoli ha detto: io vi ho chiamati amici. Gesù vuole degli amici. Io vi posso confessare che a me il titolo che piace di più, questo è il mio canale Telegram, si chiama Amici di Don Leonardo Maria Pompei. Potevo chiamarlo in tanti nomi, no? Potevo anche chiamarlo Don Leonardo Maria Pompei, punto e basta, o trovare un altro nome. Ma il termine proprio più bello che esiste, anche per noi cristiani, è quello di amici. L'amicizia santa non è mai brutta. L'amicizia santa non è l'amicone, non è lo scadere in confidenzialità inopportune. Guardate il gesto di Marta, no? Che a un certo punto vede quanto sta soffrendo Gesù e sfugge, diciamo così, esce un po' dalla sua pudicizia, dalla sua riservatezza e accenna appunto una carezza, diciamo, da sorella, da amica, da madre, a Gesù per consolarlo, no? Ecco, questa è l'amicizia santa, no? Quella che non, come dire, che non scende mai a livelli bassi. Bassi non vuol dire, figuriamoci, no? Per quanto riguarda il nostro Signore, certi discorsi non si devono nemmeno, come dire, neanche lontanamente paventare, no? Ma bassi è anche quella indiscrezione, quella appunto, quella confidenza che non va bene, che stona. In un'amicizia vera c'è anzitutto un profondo rispetto, un profondo proprio rispetto nel senso etimologico del respicere, quindi che ti guardo sempre con un occhio di attenzione, non violo le tue cose, non ti violento, non violo la tua intimità, non violo la tua privacy. Cioè, ti sto vicino in quella maniera con cui tutti quanti noi vorremmo avere qualcuno vicino. L'amicizia vera non dà fastidio, per esempio. Dà diletto senza dare fastidio. Una persona che è troppo appiccicosa, una persona che è troppo invadente, una persona che si prende delle licenze che non gli che non le competono, fa delle cose che non dovrebbe fare. Sì, ti può volere tanto bene, però a tratti appunto urta, perché queste cose sono oggettivamente fastidiose. Noi dovremmo imparare questa amicizia santa con Gesù e penso che dovremmo impararla anche tra di noi. Con tutti. Sapete bene che io detesto, detesto proprio, e lo faccio presente, tutte quante quelle forme malsanamente confidenziali. Malsanamente
Ma non perché voglio fare uno, cioè, posso, cioè, uno si espone così alle critiche, alle cose, ah, ma questo qui si pensa di essere, è superbo. Ecco, ho tutte queste cose così, no? Le lascio dire perché nel mio cuore mi sono interrogato, non mi sembra che sia così. Ma la salvaguardia dell'elevatezza in senso buono, quindi in senso spirituale del rapporto. Io credo che sia una cosa doverosa. E pensate sempre, vi ricordate quando un tempo, penso che lo sappiate, no? I coniugi si davano del voi. Ah, io sono favorevole al 100%, eh? Quindi così questa sera mi sto attirando gli epiteti del, che ne so, medievale, arcaico. Ma non per la forma, ma per quello che questa cosa significa. Perché se tu hai questo, hai questa modalità di relazionarti, difficilmente, no? Cioè, come fai, per esempio, ad alzare le mani contro uno a cui gli dai del voi? Ma non lo fai, no? Cioè, potrebbe pure succedere, ma tu interiorizzi anche attraverso questo gesto esteriore. Come dire, uno stile relazionale che no? Ho cominciato nei giorni scorsi le meditazioni su Suor Cecilia Bai. Quando Gesù si rivolge a Suor Cecilia Bai nel 1700, era consuetudine. Lei si rivolge dandole del voi. No, questo perché ogni tanto qualcuno dice, ma tu delle forme, guarda, io al Padre Eterno gli do del tu. E chi ti ha autorizzato? Se anche fosse. Siamo alla Chiesa, a destra e a sinistra, di attenzione, la lingua latina, così come l'ebraico, non ce l'ha il voi o il lei, c'ha solo il tu, non c'è. Ma questo è un problema strutturale della lingua. Un po' come l'inglese anche, no? L'inglese è sempre you, me, ma, quindi non c'è il usted, come dicono gli spagnoli, o appunto il lei, no? O il vous francese. Non c'è. Ecco, però. Io godo di te e tu di me e il resto è nulla, ma questa bellissima e santissima amicizia, no? Un'amicizia feconda, perché Lazzaro è cresciuto, ha imparato. Chiedeva guarigione, aveva paura della morte e a un certo punto comincia a dire che la sofferenza potrebbe arrivare alla morte e Lazzaro fa quella cosa che, a detta di Sant'Alfonso, è uno dei più grandi sacrifici che possiamo offrire a Dio, cioè offrire la morte. Dice queste testuali parole: da Pasqua l'anima mia ha raccolto una grande parola e amo la morte. Ah, dice. Che pensiamo dinanzi a questa frase di Lazzaro? Amo la morte, si può amare la morte. Se Lazzaro l'ha amata, sicuramente si può. E noi che diciamo? Signore, lo offro per la tua stessa intenzione. Se non mi chiedi più guarigione, tenta, tra virgolette, Gesù, se no, no. Ti chiedo benedizione per saper soffrire e morire. Ecco la preghiera di chi ama. Ti chiedo benedizione per saper soffrire e morire. Vedete l'evoluzione anche spirituale di Lazzaro, no? Perché l'amicizia con Gesù eleva. E quando Maria, perché Maria ovviamente aveva un cuore ultra,
ultra, ecco, quindi anche pieno d'amore, quindi capace anche di gesti di compassione, no? Profonda. Dice, si mette a piangere e Gesù gli risponde: non piangere, Maria, né per me, né per lui, né per Lazzaro. E perché? Noi facciamo la divina volontà. Quindi, per Gesù, la divina volontà in quel momento era prendersi, accettare questa sofferenza, il fatto che lui insomma ci soffra e che in quel momento senta il desiderio umano di provare un minimo di sollievo a passare mezza giornata di fatto con gli amici, non significa nulla, non è che lui non sta facendo bene la volontà di Dio. È una piccola carezza, il Signore queste sempre le dà, anche quando ci prova. Ma lui è ben felice di fare la volontà del Padre. Per Lazzaro in quel momento c'era la sofferenza e c'era appunto questa elevazione, questo salto di qualità nella vita interiore che dice: no, no, io amo la morte e la offro per le tue stesse intenzioni. Noi facciamo la divina volontà. Il fondamento più grande della santa amicizia, no? Quali sono due grandi amici? Due che insieme vogliono fare la divina volontà. Ecco perché i grandi matrimoni, state attenti che ho sempre detto, marito e moglie dovrebbero anzitutto essere i migliori amici. Cioè, qual è il tuo migliore amico? Tuo marito. Qual è la tua migliore amica? Ma tua moglie. Cioè, chi c'ha questa grazia di poter vivere anche la complementarità, quindi l'alterità, no? Tra il maschile e il femminile dentro un contesto del genere. Tantissima roba, però l'amicizia, quella grossa, sapete dove nasce? Da due cuori che vogliono fare tutto e per tutto la volontà di Dio. Ecco perché io soffro tanto quando sento storie, arrivano in continuazione, di matrimoni infelici. Perché? Perché io mi sono avvicinato, ma a mia moglie, io mi sono avvicinato, ma a mio marito. I bei fidanzamenti santi, ecco. Oppure a volte applicare un po' quei proverbi un po' prosaici, un po' feriali, un po' molto popolari, che dicono meglio soli che male accompagnati. Ecco. Si risparmierebbero tante, tante sofferenze. Quindi attenzione che Gesù dice non piangere, né per me né per lui. Oh. Piangere si deve su chi questa volontà non la sa fare. Vedete, no? Questa è una dioincidenza, perché questa mattina, per esempio, nel nuovo ciclo di meditazione su Suor Cecilia Bai, c'era Gesù che ci parlava di quanto piangeva, per esempio, quanto soffriva per i peccati commessi con il senso degli occhi. Tanto soffriva e tanto espiava e tanto riparava. E in quel contesto parlava appunto delle lacrime sante, della bellezza delle lacrime sante, per esempio del peccatore che piange sui propri peccati o anche di chi non è più un grandissimo peccatore, ma piange sulle proprie miserie e imperfezioni, piange sul fatto che magari vorrebbe dare a Dio chissà che cosa, e purtroppo sa, con quella conoscenza sapienziale che il Signore per grazia ci dona, che dice: ma più di questo non ce l'ho, ti devi accontentare di molto poco con me, Signore mio, perché qui non c'è tanta roba. Ecco, un altro pianto santo è su chi la divina volontà non la sa fare. E peggio ancora chi non la vuole fare.
Perché tutta la nostra santificazione consiste nello stare a quello che Dio vuole. Anche quando la sua divina volontà passa per le valli del pianto, come dice il Salmo, per i tempi di prova. A volte io, nella mia esperienza sacerdotale, ho sentito delle storie, ho conosciuto delle situazioni che ti fanno venire, Roma dicono, un cuore piccolo così. Che tu la senti, dice, ah, Signore mio, se potessi io gli ralleverei un po', gliela allieterei un po', perché delle volte veramente sembrano, in certe situazioni, sembrano ovviamente, vedendole da fuori, veramente delle prove molto molto forti. Però, fermo restando che questa cosa rimane, no? Perché, ed è penso anche bello che rimangano quella compassione, quella empatia. Dopo però, io che sono un sacerdote, devo dire, sì, Purina, sta persona soffre tanto, soffre. Mi dispiace assai, se potessi sollevarlo o allevarlo o alleviarlo lo farei volentieri, ma allora, dietro questa situazione, dietro questa tribolazione, c'è la mano dell'Altissimo, quindi l'Altissimo per questa persona ha pensato, ha ritenuto che fosse bene passare attraverso questo deserto, questa valle di lacrime, questa grande tribolazione. E io chi sono per porre impedimenti a Dio, per andare a insegnare a Dio quello che deve fare, no? Io non sono proprio nessuno. Ecco. L'ultimissima considerazione, volevo chiudere, ma questa non possiamo non farla su questo bellissimo brano. A un certo punto Lazzaro dice: senti un po', vattene dalla Palestina, glielo dice certamente come un consiglio di per sé amichevole. Gesù è in pericolo lì e c'ha persecutori e nemici dovunque, dice: vatta a fare una passeggiata. Gesù dice: no. Il mio posto è qui. E dice: ma come il tuo posto è qui? Dice, qui fa riferimento. Giovanni e la greca, tu hai provveduto allora. Giovanni è Sintiche. Giovanni di Endor, questo è Sintiche, due personaggi molto belli che si incontrano nell'opera e che poi a un certo punto Gesù deve allontanare perché grazie ai guai e alle invidie e alle cattiverie di Giuda Iscariota, li deve per forza allontanare per metterli al sicuro. Infatti dice: loro li dovevo salvare ed andavano salvati. Il problema è che io non devo essere salvato, io devo salvare il prossimo e quindi devo stare al mio posto. Se l'altare è qui la cattedra, io non posso andare altrove. Tanto non cambierebbe quello che ha deciso, ma cambierebbe però qualche piccola cosa. Offuscata la purezza spirituale della figura messianica, sarei il vile che si salva con la fuga. Eh no. Ed è importantissimo quello che Gesù chiosa a commento di questa espressione, è che non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Devo dare l'esempio ai presenti e ai futuri che nelle cose di Dio, nelle cose sante, non bisogna essere vili. Noi non indietreggiamo dinanzi a nessuno. Chiaro? Persecuzioni, derisioni, critiche, mormorazioni. Pagare in prima persona, subire ingiustizie, insomma, non vorrei adesso peccare di superbia che purtroppo stendiamo un velo pietoso, ma se qualcuno vuole qualche esemplificazione, mi fa una bella telefonata in privato. La fedeltà al Signore
e alla sua volontà ha un costo. La paghi. Perché il diavolo non ti lascia fare, ti presenta il conto. E che facciamo? Qui ci stanno le timidi gazzelle, che alla prima difficoltà, alla prima critica, se la fanno sotto e cambiano abitudini, dice, no, non mi fa fare così, se no poi chi lo sa che dicono, poi chi lo sa chiacchierano, poi che mi faranno? Come che ti faranno? E che te ne importa di quello che ti fanno? Cioè, noi dobbiamo stare sempre sereni, che dinanzi al Signore abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto. Può darsi che anche non siamo come Gesù, può darsi anche su qualcosa quello che soggettivamente riteniamo giusto magari sia da rettificare un po'. Ma se tu lo ritieni soggettivamente giusto, ricorda il buon San Tommaso d'Aquino, anche se ti sbagli, tu lo devi fare. E certamente non devi omettere di farlo perché sei vile. Perché c'hai paura. Temi gli uomini. No, no, noi gli uomini non li temiamo, c'è il Vangelo, c'è. Non temete coloro che uccidono il corpo e poi non possono fare nulla. Ve lo dico io chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso il corpo ha il potere di gettare nella Geenna. Questo lo dovete temere assai. Non gli altri. A me personalmente la viltà proprio fa un ribrezzo assoluto, eh. La viltà, insieme alla vigliaccheria, quindi il vigliacco e il traditore, proprio, e poi il cafone. Sono proprio le tre cose per i quali non ci stanno antistaminici, eh. Per le allergie normali ci stanno gli antistaminici, ma per queste proprio... Antistamini come funziona. Ok, ci lasciamo con queste belle parole di Maria di Magdala. Non c'è più sole per me, per noi, quando il maestro se ne va. Però quando se ne va. Anche adesso, no? Speriamo anche questa sera possiamo riflettere un po' sulle sue parole, sui suoi insegnamenti, per poterlo comprendere sempre meglio e quindi seguire ed assecondare sempre meglio, amare sempre di più, servire sempre meglio. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga e siano lodati Gesù.